estro, talento oppure tecnica. L'arte deve venire dal cuore oppure deve essere prodotta dalla mente, dallo studio. Dico questo perché ultimamente mi è stata posta questa domanda. Cioè, ma l'arte, dice tu, dai troppe nozioni tecniche, poi l'arte è qualcosa che deve provenire da dentro e che si deve manifestare. E in realtà è anche questo. L'arte, se non ha qualcosa da dire, la pittura, se non ha qualcosa da raccontare, diciamo, è veramente poca cosa. È come un racconto scritto benissimo dal punto di vista grammaticale e linguistico, ma che poi non ha contenuti, non è avvincente, non cattura, non prende l'ascoltatore, il lettore e gli fa vivere quell'avventura. E così deve essere un quadro fondamentalmente. Deve avere un'idea, deve avere un qualcosa, un sentimento, una sensazione, qualcosa che cattura completamente colui che vede, colei che vede l'opera e dice che è bello perché in questa maniera così prova un'emozione, no? E questo, se non c'è un contenuto, se l'artista, se la pittrice, il pittore non ha qualcosa da dire, effettivamente il quadro è poca cosa. Quindi si può fare arte senza tecnica? Si può fare anche se poi ha una sua tecnica, l'astratto ha una sua tecnica, il realista, il figurativo ha una sua tecnica, poi alla fine sono sempre tecniche, possono essere tecniche personali, ma comunque si basano su uno studio delle tecniche della tradizione. Non che quelle della tradizione siano migliori perché hanno il bollino blu, non è questo il discorso. E chiaramente sono centinaia d'anni di sperimentazione di artisti bravissimi che quindi hanno studiato diverse cose e sono arrivati a determinati risultati. Per questo è abbastanza furbo basarsi anche sugli studi degli artisti precedenti. Ma Van Gogh, no? Lui si cita sempre Van Gogh. E Van Gogh ha già fatto una pittura sua, insomma c'è un po' questo mito, no? Il genio, la sregolatezza, la follia, l'incomprensione, quindi anche se sono incompreso da raccontare questo, eccetera. Le cose poi non stanno così, perché a Van Gogh non è stato risparmiato nulla della fase dell'apprendistato. Il fatto che sia stato autodidatta e che abbia studiato per conto suo non vuol dire che lui non abbia passato tutta una serie di fasi. Se andiamo a vedere il lavoro di Van Gogh, dall'inizio c'è tanto disegno, c'è tanta matita, c'è studio dei corpi, delle ombre, delle luci, delle tecniche, chiaroscuri, eccetera. Lo stesso percorso che potrebbe fare uno studente d'arte. Semmai, quello che sorprende e che piace del lavoro di Van Gogh è sia la velocità con cui ha creato questo percorso, perché poi si parla di 10 anni di lavoro fondamentalmente, sia il fatto che sia riuscito a fondere la tecnica con il suo racconto, con quello che lui aveva da dire, con se stesso, con la sua personalità, il suo carattere. Quindi qual è il consiglio da dare? Il consiglio da dare è di studiare la tecnica, perché senza lo studio della tecnica la nostra arte rischia di rimanere un po' zoppa. Il lavoro di Van Gogh, se non avesse avuto uno studio tecnico realista del mondo, della natura, non avrebbe prodotto quello che ha prodotto e non sarebbe arrivato a quei risultati. Questo è importante, questo va detto. È chiaro che molte persone dicono, ma io ho più di 50 anni, io ho più di 60 anni, io ho più di 70 anni, perché devo mettermi a studiare la tecnica quando posso esprimere, no? Più, insomma, io adesso basta, ho lavorato tutta la vita, voglio riprendere quella cosa che da tempo avevo, no? L'ho studiata da ragazza, da ragazzo, poi l'ho abbandonata, adesso basta, voglio liberarmi. Ho sempre ubbidito a determinate cose di lavoro, adesso voglio fare quello. Attenzione che questo può essere il secondo errore, se il primo errore è stato quello nella nostra vita, di non seguire la pittura nel giusto modo, di non impararla nella giusta maniera e quindi di abbandonarla e lasciandola quasi come un hobby, oppure anche proprio dimenticarla. Per poi riprenderla, diciamo, in una seconda età, in una seconda giovinezza, beh, il secondo errore potrebbe essere quello di affrontarla male. La prima volta non si fa, lo si fa male, la seconda volta, per, diciamo, mancanza di tempo, cosiddetto mancanza di tempo, non si studia bene. E che senso ha? Non ha alcun senso. Adesso abbiamo di fronte la possibilità, abbiamo del tempo a disposizione, quindi affrontiamola e studiamola.
nel giusto modo. Dice, ma io non raggiungerò mai determinati livelli, a parte che non si può sapere, perché personalmente ho avuto allievi molto, molto anziani, in poco tempo hanno acquisito una mano veramente interessante. E questo perché spesso una mano di una persona anziana è più ricettiva anche di una mano di una persona giovane, perché ha, diciamo, meno voglia di affermare se stessa, no? Perché si è reso conto di tante cose della vita ed è più disposta, ha maggiore disponibilità all'incontro e alla conoscenza. Quindi spesso la mano è migliore di una mano giovane, magari è meno forte, meno determinata, ma questo non vuol dire, non è che questo non fa una bella opera d'arte, attenzione. Quindi è importante cercare di migliorarsi giorno dopo giorno, passo dopo passo, con calma, arrivando fin dove si può arrivare. Vale più un pezzetto di percorso fatto molto bene, può dare tantissime soddisfazioni, che un teorico pezzo lungo, quindi arrivare subito, che ne so, a una figura umana, eccetera, disegnare, e quando poi ci mancano le basi proprio di tutte, e quindi il lavoro poi alla fine non produce, no? Quello che vorremmo che producesse nelle persone che lo vedono. Poi è chiaro che le persone che non si intendono d'arte possono apprezzare ugualmente il nostro lavoro, e questo è bello, questo è anche un incoraggiamento, però dentro di noi sappiamo un po' quello che abbiamo fatto, no? Quindi prendiamo tranquillamente il nostro tempo che ci vuole per imparare. Ci vuole 5 anni, sembrano tantissimo, 5 anni, ma cosa sono 5 anni? La durata di un istituto d'arte, 5 anni non sono tanti, se servono per imparare veramente con consapevolezza le basi della pittura. Prendetemi questo tempo. Non esagerate, non cercate di raggiungere risultati incredibili in 1 o 2 anni. In 1 o 2 anni si possono fare delle cose interessanti, si possono far affiorare molte delle qualità che abbiamo e già riuscire a mettere sulla tela diverse emozioni che sentiamo, però difficilmente si riuscirà a raggiungere un risultato bello, no? Non ci è riuscito nemmeno Van Gogh, ce l'ha messi 10. Magari 10 no, ma 7, 8 sì, no? Gli ultimi 2-3 anni sono quelli veramente interessanti e bellissimi del lavoro di Van Gogh. Quindi perché ci dovremmo mettere di meno noi? È impossibile, no? È impossibile. Quindi lavoriamo con calma, cerchiamo semmai di produrre senza foga, senza fretta, allenandoci, guardando chiaramente anche altri artisti, video, immagini, così come Van Gogh che faceva, no? Che andava a guardare di qua e di là anche l'arte orientale, no? Per dire, quindi fusioni anche di cose. Guardate tutto quello che sentite, cercate di migliorarvi senza fretta, non sarà l'età a fermarvi, è impossibile. Questa, quando uno vuole dipingere, quando uno vuole esprimere se stessa mediante il colore, non c'è niente che ti possa fermare, ma abbiate fiducia in voi, non giudicatevi per il lavoro. Qualsiasi cosa facciate, che facciate astratto, facciate realismo, che la cosa sia, diciamo, più tecnica oppure più di cuore, così come pensatela, come volete, però lavorate cercando di capire qual è la vostra strada e cosa vi manca, quali sono le qualità che vi mancano per migliorare. No? Senza giudicarvi, ma cercando appunto di migliorarvi poco alla volta, aggiungendo quell'attenzione che magari mi manca. Cosa sono debole? Sono debole ad esempio sull'impasto di colori, sulle proporzioni. Cercate di migliorare le cose in cui vi sentite più deboli. Aggiungete un buon tassello al mosaico della vostra pittura. Se è possibile, affidatevi anche a qualcuno che vi segue, che può essere davvero, può essere online, nella vostra città, nel vostro palazzo, ovunque, un punto di riferimento può essere importante, può essere utile. L'autodidatta non è impossibile, l'autodidatta è possibile, però richiede una determinazione veramente, veramente forte, perché siete voi il vostro insegnante, e se qualche giorno iniziate a non dipingere, dice vabbè, uguale, lo farò, no? Poi scattano questi meccanismi, è difficile, capito, passare a un livello professionale.
Quindi all'inizio qualcuno che vi segue, non tanto per quello che vi insegna, ma per come vi accompagna nel cammino, questo sì può essere veramente utile e importante. Ciao! Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.